sono stato sospeso ancora a fine luglio del 2021, fino a Perché non ha fatto il vaccino? perché non mi ero sottoposto a questa terapia genica. Perché non ha fatto il vaccino? Per un motivo molto semplice, perché avevo letto lo studio di Pfizer del fine 2020, dove diceva che questa terapia non era in grado di prevenire il contagio e non si conoscevano gli effetti a medio e lungo termine per quanto riguarda gli effetti avversi, oltre che non c'erano studi sulla cancerogenicità e la genotossicità. Ma una cosa il collega ha detto che è un po', diciamo, imprecisa. Nessuno, Pfizer, un'altra azienda, hanno detto la verità. Cioè, nessuno mai si è sognato di dire che il vaccino preveniva il contagio. Ecco, quindi avete appena sentito sulla RAI finalmente parole di verità su pandemia e Covid. Infatti il professor Vaia, rispondendo alla mia piccola intervista rilasciata per la medesima trasmissione, ha affermato testualmente, l'avete sentito, nessuno ha mai detto che questi vaccini, questi cosiddetti vaccini, avrebbero impedito il contagio. Nessuno, cioè nessuno mai si è sognato di dire che il vaccino preveniva il contagio. Nessuno, cioè nessuno mai si è sognato di dire che il vaccino preveniva il contagio. Il vaccino preveniva il contagio. Preveniva il contagio. Ora, personalmente sono contento che il professor Vaia sia arrivato alle nostre stesse conclusioni, sia sulle nostre posizioni, noi le andiamo dicendo da 2 anni. Però voglio informarlo, perché probabilmente è stato disattento in tutti questi mesi, che qualcuno lo ha detto, anzi qualcuno lo ha scritto su un decreto legge, il 44-2021, entrato in vigore con il 1° aprile dello scorso anno, dove l'articolo 4,1 è scritto appunto che gli operatori sanitari che non avessero ottemperato all'obbligo vaccinale per prevenire l'infezione da SARS-CoV-2 e quindi per prevenire il contagio sarebbero stati sospesi. E sulla scorta di quel decreto legge è stato poi applicato il Green Pass, che ha discriminato milioni di cittadini italiani.